amici, allora, una risata molto tenebrosa, oserei dire, per introdurre quello che è Halloween, o meglio, essendo già, insomma, ormai finita quasi il giorno della festività Halloween, ce lo siamo già fumato, ma noi vogliamo rimanere comunque all'interno di questa festività. E allora, prima di raccontare qualche storia mostruosa legata magari anche a qualche diciamo così disco e quindi alla musica, volevo raccontarvi un pochettino la storia di quello che è Halloween effettivamente. Perché? Perché, insomma, dobbiamo dirlo, non esiste simbolo di Halloween se non quello più classico, ovvero una zucca intagliata che poi viene messa sui balconi, sulle finestre, sui davanzali, sui portici, e questo per creare anche un po' questa atmosfera macabra. Chissà se voi avete fatto così. Ebbene, noi, per essere un po' diversi, insomma, non abbiamo la zucca intagliata, abbiamo qualche zucchetta, e poi abbiamo lei, la mia amica strega che mi tiene compagnia e basta, ok? Mi tiene compagnia e mi accompagnerà, appunto, ci accompagnerà per tutto questo percorso. Dicevamo, da decenni, insomma, le zucche intagliate sono ormai una tradizione autunnale. A me piace anche mangiarle, cioè non solo intagliarle, detto questo per inciso, ma insomma è una, diciamo così, una storia che arriva dall'America, amatissima in America, e si è diffusa poi in altre parti del mondo. Ma sarà proprio così? Adesso lo scopriremo, se effettivamente Halloween arriva dall'America vera e propria. La leggenda, quella più famosa, è quella di Jack O'Lantern, diciamo che questo cavaliere senza testa e la zucca che veniva lanciata in aria ha spaventato generazioni di americani. L'origine però di Jack O'Lantern in realtà risale a diversi secoli prima, in alcuni paesi del vecchio mondo, quindi dobbiamo andare addirittura in Irlanda, in Inghilterra e in Scozia, quindi andiamo al nord, andiamo nei paesi freddi. Ci sono stati dei rituali pagani, dei racconti stravaganti, racconti popolari, fenomeni naturali che così hanno dato vita un po' a questa festa, ad Halloween, ma soprattutto a questa leggenda. Ma perché si è deciso di utilizzare un frutto, un ortaggio, e non magari una lanterna classica? Ma intanto perché ai tempi le lanterne anche in alluminio costavano tantissimo, quindi non tutti se le potevano permettere. E poi perché l'ortaggio rotondo come la zucca assomigliava un po' di più a quello che era il volto umano. Ed ecco perché è stata utilizzata la zucca per rappresentare al meglio quello che è il simbolo, se vogliamo, più macabro di Halloween. Però, se torniamo indietro, questo simbolo del fatto di intagliare la zucca potrebbe avere anche un'origine ancora precedente, cioè in età precristiana, un'evoluzione di questa usanza di venerare le teste, e qualcuno dice anche che questi ortaggi addirittura potevano rappresentare trofei di guerra rubati ai nemici, cioè praticamente la zucca rappresentava la testa mozzata. Ecco, questo era un pochettino quella che era questa idea. Però, insomma, l'idea, diciamo così, che viene più vicino a noi è quella legata alla festività celtica di Shamain. Quindi vi ho detto che andiamo in Irlanda, andiamo in Scozia, e quindi siamo nella parte celtica. Originariamente veniva celebrata il 1° di novembre e ha ispirato molte tradizioni legate proprio alla festa che conosciamo oggi. La leggenda, e questa ve la narro, narra che la vigilia di Shamain, il 31 ottobre, gli spiriti dei morti si mescolassero con i vivi. Per tenere lontane queste anime in pena, le persone indossavano costumi e intagliavano questi volti spaventosi in tuberi. Allora si utilizzavano barbabietole, patate e rape, che in genere, insomma, abbondavano proprio nel loro raccolto. Quindi andavano a raccogliere quello che avevano nei campi e lo utilizzavano intagliandolo. Le origini però della Jack O'Lantern non riguardano solo i prodotti, ma anche le persone. Infatti, secondo quanto riportato nel dizionario Merriam-Webster nell'Inghilterra del XVII secolo, era comune chiamare Jack un uomo di cui non si conosceva il nome, cioè noi diciamo ehi tal dei tali, invece loro lo chiamavano Jack. E addirittura un guardiano notturno, ad esempio, divenne noto con il nome di Jack of the Lantern, è proprio perché era questo guardiano notturno che andava in giro, non si conosceva il nome e aveva questa lanterna. Poi esiste invece un racconto popolare irlandese del XVIII secolo che narra di un certo Stingy Jack,
Jack lo Spilorcio, uno sgradevole personaggio che spesso si dice fosse un fabbro con la passione per i guai e l'alcol. Eh sì, tra le decine di versioni esistenti, una trama ricorrente racconta che Stingy Jack riuscì a ingannare il diavolo per ben 2 volte. Quando Jack morì, si ritrovò bandito dal paradiso, ma anche dall'inferno. E il diavolo ebbe però pietà di Jack e gli diede un tizzone di carbone per illuminare la sua lanterna di rapa, lasciando vagare tra i due luoghi per l'eternità. Da questa leggenda arriva proprio effettivamente il soprannome Jack della Lanterna. Ma la storia serviva anche un po' per spiegare i fuochi fatui, come si dice, no? Quel fenomeno naturale che si verifica negli acquitrini e nelle zone paludose tipiche della campagna irlandese. Si tratta, sapete, di quelle fiammelle che si trovano tremolanti causate dalla combustione della materia organica in decomposizione. Chissà che cosa mai ci sarà in decomposizione. Ebbene, sono chiamati anche corpi santi o Will o' the Wisp, e naturalmente Jack o' Lantern insomma prende anche questo nome perché spesso somiglia un po' a questa fiammella che insomma si allontana dai viaggiatori. Tu ne sai qualcosa? Dici la tua, dai. Ok, perfetto. Poi però che succede? Basta, ok? Succede che però arriva l'energia elettrica. Mannaggia, mi frega, e questa energia elettrica fa sì che queste usanze vengano un po' abbandonate, vengano messe da parte, perché ormai c'è l'energia elettrica, quindi c'è la luce, illuminiamo e queste lanterne non ci servono quasi più a niente. Però a quel punto che succede? Succede che comunque la tradizione quindi lascia la Scozia, l'Irlanda e arriva in America, ecco che quindi arriva in quel momento, negli anni 30 in America, non prima, e nasce anche l'idea di utilizzare le zucche, perché là in America insomma seminavano le zucche, quindi non avevano barbabietole o rape, ma in realtà avevano le zucche, ecco perché vengono utilizzate queste zucche. Ci sono degli scrittori come Nathaniel Hawthorne che le menziona appunto nel suo racconto del 1835, oppure c'è appunto, come dicevamo prima, questa leggenda di questo cavaliere senza testa, di questa zucca che viene lanciata in aria e insomma fa un po' paura alle persone che si trovavano lì vicino. Va bene, sicuramente è un racconto ed è forse stato una delle prime teste mozzate che siano state raccontate. Ci sono poi tradizioni, popoli vari che portano così le loro tradizioni, e in qualche modo si è sviluppata ancora di più questa tradizione in America, ma lo sappiamo, poi è arrivata anche fino a noi. Insomma, c'è tanto da raccontare, ma sicuramente la cosa importante, almeno in America è così, da noi forse un pochettino in questi ultimi decenni, è il fatto che insomma non puoi andare a bussare a una porta, soprattutto in America, se non c'è una zucca fuori intagliata e accesa, perché se non c'è la zucca vuol dire che non ti danno niente, né dolcetto né scherzetto. Quindi sappiatelo anche voi per il prossimo anno, visto che ormai abbiamo già superato quello che è la festa di Halloween. Insomma, se volete aderire a dolcetto scherzetto, mettete anche voi una zucca intagliata e poi insomma prendete dei dolcetti, delle caramelle, insomma cioccolato, che fa sempre bene e ci aiuta se riuscite insomma a mangiarlo. Quindi questa è un po' quella che è stata la storia. La cosa bella è che comunque insomma, che ci crediate o meno, insomma si festeggia lo stesso e si fanno anche tanti veglioni, e questa forse è la parte che più ci piace a noi, vero? Ci piace. Ma c'è della musica che ha a che fare con quello che è un po' la leggenda di Halloween, e quindi queste musiche un pochettino più horror? Ebbene sì, e so che molti di voi insomma subito diranno: ah, ma come, nel pop c'è il re del pop che insomma ha fatto proprio un album che si intitola Thriller? Ebbene sì, ma ci sono anche dei brani di musica classica che ci portano un pochettino a viaggiare nel mondo di Halloween. Ve lo racconto tra poco. (Ride)
ormai rappresentare nei discorsi della musica, di quei brani che abbiamo detto hanno a che fare un po' con Halloween. E allora, il primo in assoluto è quello del re del pop, che insomma nel 2 dicembre, l'ho imparato a memoria, 2 dicembre 1983, quindi ho fatto i conti con chi insomma sta vicino a me e sono 39 anni, perché non ci arrivavo subito a fare 39 anni. E dicevo, Thriller viene pubblicato in quell'anno, in quel mese, in quel giorno, quindi praticamente... No, non c'entra niente. No, stavo dicendo, quindi tra un mese compie 40 anni. No, ne ha sempre 39, perché siamo nel 2022. Vabbè, non importa, come se non avessi detto niente. Dicevo, anche Thriller ha una sua bella storia dietro, soprattutto per gli effetti sonori e anche un po' come è nata la storia di Thriller. Beh, intanto il fumo di Londra e insomma il fatto di così avere quella scenografia arriva da un film che Michael Jackson vide, ed era un lupo mannaro americano a Londra. Michael Jackson si innamorò di questo film e si innamorò anche del regista John Landis, che appunto mise in piedi, insomma registrò questo film. E allora lui disse, va bene, allora per il mio prossimo album voglio fare qualcosa di particolare e sicuramente voglio ambientarlo come il film che ho visto, però non voglio sbagliare e non posso prendere uno o decidere io insomma di farmi la regia. No, ho deciso che voglio proprio il regista di un lupo mannaro americano a Londra. E così, per registrare il videoclip di Thriller, chiama proprio John Landis. Tra l'altro si dice che il costo fu di $500,000, e a quel tempo era stato sicuramente il videoclip più costoso in assoluto. Poi in realtà, andando avanti poi negli anni, si sa che ci furono altri videoclip più costosi anche di Michael Jackson stessi, ad esempio uno di questi fu quello di Bad. Ma venendo un po' ai suoni, no, che sono stati utilizzati proprio nell'album Thriller e poi di conseguenza anche nel videoclip, ce n'è uno in particolare. Intanto non doveva chiamarsi Thriller, ma doveva chiamarsi Starlight, e Give Me Starlight era il titolo dell'album stesso. In realtà poi a Michael Jackson questa cosa non piacque e decise lui di cambiare il nome e di chiamarlo Thriller. Ma insomma, gli effetti sonori che abbiamo sentito tutti ci ricordiamo, uno in primis è l'ululato. Ve lo ricordate l'ululato? Non fa proprio così, però più o meno l'ululato è quello. Ecco, questo ululato sapete di chi era? Ok, adesso ve lo dico. Cioè, in realtà doveva essere dell'alano di John Landis, quindi del regista, ma l'alano non ne volle sapere di fare l'ululato. Non voglio sapere, immaginare come avessero fatto per farlo ululare, perché insomma siamo animalisti e quindi va benissimo. E allora cosa successe? Successe che Michael Jackson decise di fare l'ululato. Quindi l'ululato in realtà è proprio la voce di Michael Jackson. E poi, ad esempio, andando anche a cercare, sempre di Michael Jackson sono i passi che sentite, gli scricchioli, sono lui che camminava avanti e indietro su delle assi di legno tutte un po' rovinate. Ecco, lì registrarono anche gli scricchioli. Oppure ancora, ad esempio, le porte, quelle che insomma si sentono sbattere. Cosa successe? Successe che sempre John Landis andò da un Robivecchi, trovò tre porte che erano veramente disastrate, le prese, le portò in studio e per praticamente un giorno intero aprì e chiuse sbattendo le porte per registrare il suono migliore. Vabbè, si vede che insomma questo era, e va bene, non c'era nient'altro da fare. Quindi veniamo praticamente alla storia di Thriller, ai suoni che vengono utilizzati
al perché fu girato con questo fumo preso da Londra, e la cosa interessante è che c'è anche la voce di Vincent, che è all'interno proprio di Thriller, che rende anche particolare, no, questo, diciamo così, questo brano, perché sicuramente un horror che si rispetti deve avere, e deve sicuramente avere una voce che faccia paura. E quindi questa voce era di Vincent Price, e, insomma, io ignoro chi sia, ma comunque vabbè, voi saprete chi è, e va bene, comunque la voce è la sua. Sapete una cosa? Michael Jackson fece una prima personale per far vedere ai suoi amici, insomma, il videoclip realizzato. Ebbene, e invitò proprio tutti. C'era chi c'era? C'era Jackie Kennedy Onassis, c'era Marlon Brando, Fred Astaire, Diana Ross, Prince, insomma, tutti i suoi amici c'erano, e non aveva invitato me. Mannaggia, perché non ci conoscevamo. E comunque, cosa successe? Successe che ci fu l'apoteosi alla fine di questa, diciamo così, presentazione di questo thriller, tant'è che addirittura Prince disse: bello, mi è piaciuto tantissimo, lo voglio rivedere. Fu la stessa reazione che ebbe dal pubblico quando il video fu passato su MTV. Quindi, insomma, praticamente i suoi amici già avevano decretato che Thriller sarebbe stato veramente un successo. E così è stato e così è ancora tuttora. Quindi, insomma, come potete vedere, magari questa sera per ricordarvi di Halloween andate a riascoltarvi Thriller, che non fa mai male. Perché ha un'altra risata. Questa è la terza, ancora diversa. Va bene. Ok, allora continuiamo con la musica. No, andiamo a chiudere con la musica e anche il nostro appuntamento, e parliamo di musica classica. Musica classica, voi direte, ma no, non è possibile che la musica classica ci siano dei compositori che hanno anche creato dei brani che hanno a che fare con Halloween e quindi con l'horror. Certo che sì, perché poi sono anche brani che sono stati usati anche per i film horror, ma noi non parliamo delle solite colonne sonore, delle più classiche, no, in realtà andiamo a cercare qualche compositore che veramente forse in pochi conoscono, ma che hanno realizzato anche queste musiche particolari. Partiamo dalla Danza Macabra di Camille Saint-Saëns, che è, insomma, è il brano forse meno pauroso di tutti. Vabbè, ma noi ne parliamo lo stesso, giusto perché siamo in Halloween e parliamo di cose paurose. La Danse Macabre di Camille Saint-Saëns, musicista nato il 9 ottobre 1835 a Parigi e morto il 16 dicembre del 1921 ad Algeri, e si parla di questa melodia che nel 1874 fa letteralmente venire i brividi, ed è un classico di Halloween. Il violinista rappresenta la figura della morte con le sue note sinistre, chiama i morti fuori dalle tombe e questi, avvolti in bianchi sudari, volteggiano in una danza infernale. Quindi questo è uno dei brani che hanno a che fare con Halloween. Poi andiamo, e questa devo dire che mi è piaciuta, insomma, al di là della musica, mi è piaciuta la rappresentazione che ne ha fatto uno studio svizzero che, come si dice, ha deciso di prendere alcuni quadri di pittori importanti e di narrarli dal punto di vista del tizio che ad esempio in quel caso era su una barca e che andava in questa isola dei morti. Bello, è interessante, piacevole anche da vedere. Quindi parliamo dell'Isola dei Morti di Sergei Rachmaninoff, musicista russo nato il 1 aprile 1873, tutti del 1800 sono, Starorusky, morto il 28 marzo 1943 a Beverly Hills. Questo brano di musica horror è ispirato, come dicevo, ai misteriosi dipinti di Arnold Böckling. Andateli a vedere perché, soprattutto, insomma, se sono raccontati sono belli, sono interessanti. Si basa sul Dies Irae,
e il canto cattolico tradizionale proprio dei defunti. Nei toni solenni di apertura di questo poema sinfonico, L'isola dei morti, sentiamo un lamentoso oboe e lugubri clarinetti. Come faranno i lugubri clarinetti? Mi veniva Pepe, non è proprio lugubre clarinetto. Va bene, il compositore descrive il suono dei remi del traghettatore con i clarinetti e gli oboi che tagliano le acque del fiume portando le nostre anime immortali sempre più vicine all'altro mondo. Lui ne sa qualcosa o lei ne sa qualcosa perché è già andata. Va bene. Poi c'è Spectral Canon for Conlon Nankarov, è una composizione per pianoforte di James Tenney, compositore teorico della musica, nato il 10 agosto 1934 a Silver City nel Nuovo Messico, morto il 24 agosto del 2006 a Valencia. Questo brano è un pezzo davvero spettrale. Sentirete che musica horror, la sentite? Io già la sento, sembra di navigare in una dimensione parallela con quella ripetitivo e sempre più veloce vi entrerà nella testa, martellandovi così, proprio martellandovi e iniettandovi un senso di inquietudine, misto terrore. Ascoltatelo solo se siete in compagnia, così un suggerimento che vi diamo, così che vi regaliamo. E poi chiudiamo, no, ce ne sono ancora due, 6 capricci per violino solo di Salvatore Sciarrino, italiano, nato il 4 aprile 1947 a Palermo. I suoi capricci per violino sono composti nel 1976. Oh, io ero piccola, togliamo il piccola, dedicati al violinista Salvatore Accardo e sono una musica sconcertante e spaventosa con suoni cupi, ombrosi e spettrali, insomma. Ci sono frusci, cigolì, cinguetti, scale, sospensioni, lamette, vibrazioni, riverberi, insomma, tutto quello che ci potete trovare, voi ce lo trovate lì dentro, senza problemi. E infine Volumina for Organ, che è di Giorgi Sándor Ligeti, compositore ungherese, nato a Tarnaveni, 28 maggio 1923, morto a Vienna il 12 giugno 2006, scrisse Volumina nel 61-62. Ma vi facciamo una raccomandazione prima di ascoltare questo horror. Spegnete le luci, alzate il volume e questa composizione per organo terrorizzerà te, i tuoi vicini che poi verranno e ti faranno un mazzo tanto e forse tutta la città. Beh, tutta la città esageriamo, bisognerebbe andare in giro con quelle auto che si usavano una volta per fare le pubblicità, dove allora lo metti a tutto volume e passi per la strada. Potrebbe essere interessante così quelle cose da fare e poi scappare. Il tremolio organistico di Ligeti è talmente pauroso che ti rivolterà lo stomaco e ti scuoterà le budella, quindi non mangiate, così almeno insomma non avete problemi poi a digerire. Bene, direi che insomma con questo è tutto, abbiamo fatto il nostro excursus, la nostra diretta non c'è stata mattutina, ma abbiamo raccontato un po' di quello che c'è, che è stato fatto e che sarà ancora, vi abbiamo dato degli spunti per il prossimo Halloween. Mangiate la zucca perché sennò va male, tanto ormai l'avete intagliata. Fate un buon minestrone, una buona, come si dice, crema di zucca, un passato di zucca, un risotto di zucca, fate cosa volete, insomma, purché la mangiate, perché non si spreca niente, non va buttato via niente. E noi ci ritroviamo martedì prossimo per la nostra diretta mattutina. Non lo so che cosa racconteremo, adesso ci penso, però insomma intanto ancora buona festa. E c'è un detto, che c'è una frase che si dice per Halloween? Non credo, perché in bocca al lupo si dice quando devi fare un così qualcosa, non lo so, hai proprio una zucca vuota, però non lo so, va bene, sei proprio una zucca vuota, ma lei ci dice. Basta, ho capito, basta. Ok, va bene, chiudiamo, ciao, alla prossima. Ah, fatemi vedere poi, magari, non lo so, postate anche nella community le vostre zucche, non le vostre zucche, ma le zucche che avete intagliato, se le avete intagliate. Ciao!
Per una volta ringrazio anche chi è stato al di là, cioè non voi che avete guardato, ma anche chi ha montato tutto questo, perché insomma, vabbè, oltre magari a farsi due risate, ci ha fatto anche il lavorone dietro. Ciao! Ci è venuta in mente quella la frase, dolcetto... Scherzetto! Ottimo! Brava!